In promozione girone B, definito anche qui la prima posizione con la Vigor Lamezia già vincitrice del campionato nelle settimane scorse, bisogna definire soltanto le posizioni che vanno dalla seconda alla quarta, perché la quinta non farà assolutamente il playoff di quest'anno. Secondo è l'Ardore con 60 punti e terza e quarta Palmese e San Giorgio. Proprio la partita tra San Giorgio e Palmese definirà le posizioni di questo campionato, ricordando comunque che l'Ardore con i 3 punti di vantaggio sulle inseguitrici basta all'Ardore, quindi basta un punto per poter festeggiare appunto la seconda posizione in classifica, anche se per festeggiarla deve andare a giocare contro la prima in classifica, la Vigor Lamezia, quindi scontro al vertice tra la prima e la seconda e poi la terza e la quarta. San Giorgio Palmese sono due squadre che all'andata hanno pareggiato 1-1 e quindi se la Palmese non dovesse perdere probabilmente resterebbe terza in virtù della migliore differenza reti con il San Giorgio. San Giorgio che oggi con il pareggio appunto si è fatto raggiungere dalla Palmese. Anche in coda c'è una partita molto delicata ed è quella che ci sarà tra Melito e Ravagnese. Ci sono state 3 vittorie per le squadre di coda, appunto la Ravagnese, l'Atletico Maida e il Melito, ma hanno perso Melicucco ed Africo, quindi questa partita definirà quali saranno le squadre, chi dovrà retrocedere direttamente. Attualmente ultima in classifica è la Ravagnese e il quintultimo è il Melito. Qui ci saranno sicuramente i play-out, anche se il Bivongi, come abbiamo detto, ormai è salvo, avendo 3 punti di vantaggio sul Melito ed essendo in vantaggio appunto negli scontri diretti. Quindi una retrocessione diretta e 2 spareggi play-out per queste 5 squadre: Melito, Atletico Maida, Melicucco, Africo e Ravagnese.